Il cane come business, lo schiavo è tuo padrone. Sempre in obbedienza, sopporta con pazienza i tuoi piccoli soprusi, i tuoi continui abusi. È un cane sottomesso, se reagisce va soppresso. È ora di finirla, devi farlo adesso. Il sole. Maltratti per mestiere, mi fai crescere la bile. Adesso basta. Voglio un metodo gentile. Voglio un cane contento. Mi cerca perché vuole, corre in mezzo al prato, si goda il sole. Sei calmo ed assertivo, sei molto coercitivo. Il tuo cane è come un pollo, ha un bel cappio al collo. Io voglio un cane vivo, uso un forzo positivo. Sarà meno figurina, io uso la pettorina. Voglio un cane contento, mi cerca perché vuole, corre in mezzo al prato, si goda il sole. Voglio un cane contento, mi cerca perché vuole, corre in mezzo al prato, si goda il sole. Frustrato, un amico strozzato, un amico con il terrore di commettere un errore. Ho scelto un altro metodo, molto divertente, un bocconcino in mano e divento convincente. Costruisco un rapporto molto equilibrato, ogni mio comando è un boccone prelibato. Il tuo cane usa un modo scorsoio e fatemi peccare. Se invece condividi la nostra opinione, prendi lo strozzo e gettalo nel bidone. 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 Il collare a strozzo, va diciamo bene che... utilizzarlo? Guarda, casualmente ne ho portato uno e erroneamente molti usano questo guinzaglio mettendolo a questa altezza, ma qui non serve assolutamente a niente, perché l'unico utilizzo giusto di questo collare è questo. Qui ho un bidone delle immondizie. Quindi... va riposto. Sei stato molto guinzaglio. Chiaro. Cosa va usato al suo posto? Esattamente questo strumento, che è una pettorina, se ne trovano di diverse. L'unica cosa importante è che sia di quelle con l'ingresso del collo, la fascia che passa sotto il ventre del cane e che viene poi agganciata, faccio da questa parte, viene agganciata così. Qui ci sarà la testa del cane e qui le zampe. Con questo strumento riusciamo a insegnare qualsiasi cosa che si può insegnare con lo strangolo, meglio e più velocemente, e senza provocare danni al cane, fra cui dolori cervicali e una serie di varie patologie che sono state analizzate. Di cui gli effetti negativi che invece arreca il collare a strangolo, ma non solo il collare a strangolo, anche il collare normale se usato, diciamo, in malo modo, quando si strattona l'animale. Certamente. Ci sono degli studi, delle prove scientifiche. Certamente, parliamo degli studi portati avanti da Overall in Svezia e da Holgren. Diciamo che tendenzialmente riscontriamo dei danni permanenti alla zona cervicale del cane, ma questo
diciamo che già di per sé dovrebbe essere sufficiente. La cosa più assurda è che come strumento educativo è assolutamente inefficace con le conoscenze che abbiamo oggi. Ed è proprio per questo che la nostra associazione ha voluto lanciare una campagna che presentiamo qui oggi per la prima volta, che vuole essere una campagna senza bandiere, trasversale, per tutti i centri educativi che perseguono i nostri stessi fini, cioè quelli che potremmo definire i centri di educazione gentile. La campagna è la campagna No allo strangolo, che avrà questo marchio. Il logo. Bene, e sarà fatta da una serie di volantini informativi su cui possiamo benissimo leggere tutti i danni provocati e una serie di iniziative correlate contro l'uso del collare a strangolo e a promozione invece di tutti gli altri metodi più evoluti, più intelligenti e sicuramente meno violenti.